Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video e come vedete VRC 9 sotto le mani per provarlo e apprezzare la bontà della fisica di questo gioco. Vi lascio apprezzare anche la grafica ragazzi e per quanto riguarda i dettagli di quello che offre in termini di contenuti questo nuovo titolo vi lascio scoprire se avete l'intenzione di comprarlo. Io qua voglio analizzare quello che è il comportamento della fisica di queste auto. Ovviamente ci sono tutte le categorie di VRC 2, 3, queste qui eccetera eccetera, e siamo al rally di Sardegna in Italia proprio perché c'è la terra qui. E allora andiamo. Ovviamente non corro per fare il tempo perché non mi interessa, voglio solo sentire come si comporta l'auto. E devo dire che già le prime sensazioni sono ottime, si sente la terra sotto le gomme. Mamma mia che stretto qui. Il comportamento dell'auto è molto intuitivo ragazzi, è la prima volta che prendo sta auto in mano. Incredibile ragazzi le sensazioni che si hanno al volante. Cioè è molto intuitivo ragazzi, si sente veramente tutto. Ovviamente sì, non conosco il circuito, non mi sono allenato, però riesco a capire che sta succedendo e riesco a intervenire sul volante più o meno. Ah, è un drone c'era ragazzi, fighissimo. Figata, figata pazzesca ragazzi. No, no, qua hanno fatto un lavoro spettacolare. Poi ho visto che c'è un'area a testa che poi andremo a fare ragazzi. Bella sensazione di velocità, grafica spettacolare ragazzi. E fisica. Sì. Si sente tutto, l'effetto pendolo, il saltellamento di quando slitta l'auto, mamma mia. Mamma mia, mi stava ammazzando. And left 5 shortcut into right 5 and left 4 Titan. È una figata ragazzi, veramente. Mamma mia ragazzi. Into right 6 over crest into flat left. Into bump, break for left 4, bumpy into right 4 opens. Va bene, va bene, va bene. Ok ragazzi, andiamo a testare invece un po' di neve. Ok, 100% di neve. Tutto pronto. Vabbè, non importa, mi hanno. Mamma mia, si sente quella sensazione di leggerezza sulla neve, incredibile, ragazzi, eh. Sì, sì. Ottimo, ottimo. Into flat left and right 5 medium over crest. Into left 4 and right 3 short. E quando si va fuori pista trema tutto e il volante anche e si riesce a correggere. Bellissimo, bellissimo. Mamma mia. Right 4 narrows. Spettacolo. And flat right tightens 4 into left 3 short opens. Anche qui terreno completamente diverso. Però si riesce a capire quello che sta succedendo. Cioè anche l'accumulo, adesso la sparo grossissima, l'accumulo della neve per qualche secondo che blocca un attimino l'auto. Andrò una volta. Bel lavoro ragazzi, bel lavoro. Da testare assolutamente. And caution, flat right break for square left, big cut opens. Mamma mia come trema. Into right 3 and left 3. Cioè ragazzi avreste dovuto vedere le correzioni che ho dovuto fare in quella manovra lì. Incredibile, fantastico.
È un force feedback che non è aggressivo. È corretto, è giusto. Into left 5, opens 30. Vabbè, ne è abbastanza con la neve, ma veramente anche qui la sensazione ottima davvero, ragazzi. Ottima davvero. Dai, andiamo a vedere l'asfalto. Allora, ragazzi, per l'asfalto ho scelto l'area test, sempre la stessa visuale, perché qui si può fare un po' di tutto. Allora, vediamo l'asfalto. Mamma mia, mamma che audio, guarda, guarda che sound. Spettacolo. Sì. Ragazzi, sì, mamma mia che figata, che figata. Cioè, si riesce veramente a capire tutto quello che sta succedendo e quindi a correggere. E quello che è impressionante è il cambio di, diciamo, di strada, no? Di fondo stradale. Quando si passa dall'asfalto direttamente alla terra, il comportamento è geniale, c'è poco da dire. È appagante questa fisica, ragazzi. Un'area a testa così, poi, bellissimo. C'è poi una parte dove si possono fare un po' di gincana pure. Ah, mi sono ammazzato. Guarda l'acqua come è fatta bene. Ho distrutto l'auto, ragazzi. Va bene. Allora, ragazzi, io vi devo dire una cosa. Ovvio che il gioco va testato a fondo, eccetera, si devono trovare i mini particolari, andare a guardare il pelo, quello che volete. Però le prime impressioni su questi pochi minuti in cui io ho provato il gioco rispetto al capitolo precedente, devo dire che sta una spanna sopra. Cioè, a livello di comportamento dell'auto, delle sensazioni, l'intuizione che ha, il force feedback così, diciamo, non aggressivo ma morbido, nel senso che non che è blando, che non si sente, cioè giusto, la risposta giusta è che ti riesce a far capire che sta succedendo, a darti una connessione comunque con il terreno, il suolo, l'asfalto, quello che è veramente fatto bene, ragazzi, è fatto bene. Poi sicuramente ci saranno altri difetti, altre cose, però devo dire che già solo così di base, pam, andiamo in pista, è una figata. Quindi io concluderei qui, perché come sapete io sono solito fare o delle recensioni ultra light e vado all'essenziale, oppure prendo e faccio un video di un quarto d'ora, 20 minuti, dove vi spiego tutto dopo aver diciamo spremuto il gioco. Siccome VRC9 è appena uscito, non posso dare apprezzamenti diciamo più dettagliati, allora mi limito a dirvi quelle che sono le prime impressioni, e devo dire che sono molto positive per quanto riguarda appunto la fisica di guida. Allora, se questo video vi è piaciuto, non esitate a lasciare un pollice in su, non esitate a lasciare un commento se l'avete testato per dirmi il vostro apprezzamento, la vostra opinione rispetto a questo titolo. Noi come al solito ci vediamo prestissimo, non esitate ad iscrivervi al canale, tanto è gratuito, attivate la campanellina per essere notificati ogni qualvolta butto un video sul tubo. Noi ci vediamo prestissimo, da Fabris è tutto, ciao ragazzi!